Spero che vi stiate divertendo e vi siate divertiti. Quest'oggi abbiamo visto un po' di tutto, abbiamo visto della musica, dell'arte, attività sociali, c'è stato veramente di tutto. E c'è stata anche questa maratona fotografica. Io mi presento, sono Luca di Radio Saius, una piccola web radio che ormai da un paio d'anni collabora con Vittorio e tutto il suo staff qui della giornata dell'idea. E insomma questa sera qualcuno mi ha conosciuto perché abbiamo scambiato delle piacevoli chiacchierate in varie interviste che stanno andando, insomma, andate in rete e in diretta. E tra le altre cose quest'anno abbiamo avuto la possibilità di premiare questa maratona fotografica, quindi insomma è un evento nuovo, una cosa nuova che è stata anche ben accettata e ben accolta. I giudici hanno votato, quindi Vittorio questa sera consegnerà le targhe. Le categorie erano di due tipi, vi era la categoria foto fatte mediante smartphone oppure foto fatte mediante la classica reflex. E insomma i giudici si sono un pochino scontrati, ma alla fine ce l'abbiamo fatta a portare a casa il risultato con un ex aequo all'ultimo secondo. Esattamente. La categoria reflex. Esattamente, adesso vi diremo anche i nomi dei vincitori ai quali Vittorio consegnerà la targa. Primo classificato della categoria smartphone è Camilla, che invito a venire qui sul palco se c'è, perché può darsi che l'abbiamo persa per la strada, esattamente. Quindi diciamo Vittorio adesso appena riuscirà a recuperare Camilla sei qui? Ecco, guarda, uno scatto, Usain Bolt di Fanba. Aspetta, non inciampare che... Bel balzo sopra fare, esatto. Luce, tutto. Ecco, adesso è bello venire qua, da Usain Bolt affiona me, salta, bravissimo. Ok, ecco. Perfetto. Perfetto, adesso Vittorio... Okay, ti mettiamo qui al centro e ti premiamo con questa targa. Quindi per la categoria smartphone, tablet, è un premio simbolico comunque con una sua... Al suo peso, esattamente, per la prima edizione della maratona fotografica all'interno di Giornata delle Idee. Un applauso a Camilla, che complimenti alla tua foto. Il soggetto della sua foto, vuoi discuterlo, vuoi presentarlo a tutti? Ho fatto questa foto più che altro perché comunque rappresenta Mantova e insomma il posto in cui viviamo e quindi... L'hai valorizzato al meglio, dai, diciamo così. Sì, perfetto. Ok, proseguiamo con invece la... Complimenti ancora per Camilla. Esatto, farei un applauso a Camilla. Anche per lo scatto di prima. E anche per lo scatto di prima che ha avuto. Detto questo, quindi, passiamo invece al primo classificato della categoria reflex, che non si aggiudica solo la targa. Esattamente, ma si aggiudica anche qualcos'altro di veramente sostanzioso, particolare e nuovo. Direi soprattutto nuovo, sì, perché sì, accomuna sì. Il Lungolago e Giornata delle Idee, sì, con quello che è il centro storico della città di Mantova, quest'anno insomma capitale della cultura italiana. Esattamente, quindi avrà la possibilità di allestire con le sue foto ben 8 vetrine proprio del centro storico, quindi potrà far vedere la sua arte non solo qui tra noi, ma anche per tutta la città. Esattamente. Detto questo, quindi il primo premio, che ricordiamo che lì è stato bello combattuto. Esatto. Ricordiamo che il primo premio insomma è stato voluto e studiato anche con Confcommercio Mantova. Esatto. Quindi importantissimo, un ringraziamento anche a Confcommercio che ha creduto anche in questa, anche loro in questa iniziativa. E quindi chiamiamo sul palco come vincitore Stanislav, vediamo se tu sei più atletico. Baldanzoso, l'aria strapotente di chi sa che ha vinto. Esatto. E giustamente. Ah, pure, figurati. C'è di tutto, però un applauso a Stanislav. Oh, Stanislav, il tuo soggetto ne portai di due addirittura, ne abbiamo votato uno solo. Da cosa ti è venuta questa foto? Raccontacela anzi. Niente, ogni giorno passo vicino a quella persona lì. Passando in bicicletta oggi, ho fatto il giro di tutta Mantova per cercare di scattare una foto e alla fine l'ho fatta. Ricordiamo il soggetto della tua fotografia molto particolare? Non so come. Il cieco che c'è sotto il volto di Piazza Sordello. Lo edulcoro il non vedente che si colloca più o meno all'altezza della piazza, bravissimo. E tra l'altro è stato quasi veramente accolto
molto positivamente dai giudici, perché effettivamente se la sono combattuta, ma alla fine l'hai spuntata tu. Complimenti veramente, è veramente una bella foto, artistica. Se volete ammirare la fotografia, la potete osservare sullo schermo lì dentro al gabbiotto in legno, e lì che viene proiettata. Perfetto, detto questo, Stanislao, complimenti ancora. La targa, aspetto lì davanti e ci mettiamo d'accordo per tutto. La targa è tua, e un applauso. Un applauso ancora a Stanislao, bravissimo. E adesso sempre fa il danzone. Esatto, con calcio. Con chalance, attento sui cavi che stanno cadendo anche. Esatto. Detto questo, Vittorio, giornata bellissima, complimenti ancora veramente per l'organizzazione, perché si è dato il meglio di voi, e penso che queste sono anche le opinioni che abbiamo riscontrato oggi durante le interviste che abbiamo fatto con Radio Science. E ricordiamo che tutto quello che si è fatto oggi lo trovate anche chiaramente sui social, sulla vostra pagina. Sulla nostra pagina Giornata delle Idee, che insomma sta crescendo, insomma abbiamo un sacco di like, se non l'avete ancora fatto mettete il like. Mi raccomando, ricordiamo sempre che questi sono eventi che dovrebbero essercene sempre di più. Quindi veramente ancora un applauso per quanto avete fatto. Esatto. Farei un applauso a Luca, che insomma ci ha fatto da moderatore in questa bellissima giornata, che è andata molto bene e che non è ancora finita, vorrei ricordare, perché passeremo la palla a Danza Aerea con il loro spettacolo. E io colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Mantova, il Confcommercio, i nostri sponsor tecnici Manfredini e Spaggiari Scenografia, Scenotecnica, scusate, il nostro sponsor Copia Incolla e Alcenero, che comunque crede sempre in noi, infatti questo è un progetto di Alcenero e continuiamo a portare avanti, Art & Life e soprattutto Paride, che è qui in regia, che gli farei un grossissimo applauso. Applauso. E ovviamente un applauso a tutto lo staff di Bella d'Este, che insomma senza di loro, senza di noi tutti quanti, questa giornata non si sa, ma chi lo sa. E comunque ci vedremo. Ringraziamo anche il tempo. Ringraziamo il tempo che ha tenuto. Oggi ci ha graziato. E, ok, la serata non è ancora finita. Vi passo a Danza Aerea e ovviamente ci vediamo nel 2017, sempre a settembre. Bella d'Este, giornata delle idee. E grazie ancora, ciao a tutti.